in mostra. Le esposizioni temporanee nel Sistema Musei di Roma Capitale. Una delle stagioni più originali della cultura artistica italiana della prima metà del XX secolo è rappresentata dall'espressionismo degli anni 20-40, che pur sviluppato in gruppi più o meno definiti e longevi, ha portato alla ricerca artistica un contributo di fondamentale rilievo. A questa esperienza estetica e poetica, a cavallo fra le due guerre, è dedicata la mostra L'estetica della deformazione, protagonisti dell'espressionismo italiano, ospitata dalla Galleria d'Arte Moderna e ideata in vista delle celebrazioni del centenario della galleria stessa. In questo nuovo episodio di In Mostra, dunque, vi racconteremo l'estetica della deformazione, protagonisti dell'espressionismo italiano, un'esposizione di circa 130 opere per ripercorrere la variegata realtà dell'espressionismo italiano, con particolare riferimento alle personalità e ai gruppi attivi principalmente a Roma, Milano e Torino. Promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, in collaborazione con la Collezione Giuseppe Iannaccone di Milano, la mostra è curata da Arianna Angelelli, Daniele Fenaroli e Daniela Vasta. Entriamo subito nello spirito della mostra con l'aiuto di una delle curatrici, Arianna Angelelli. Il percorso espositivo della mostra L'estetica della deformazione, protagonisti dell'espressionismo italiano alla Galleria d'Arte Moderna, inizia naturalmente da Roma, con la scuola di via Cavour e alcune delle personalità che via via hanno definito variamente la scuola romana e le sue peculiarità tematiche e tecniche. In origine, l'incontro fra i giovani Gino Bonichi, Scipione e Mario Maffai, cui presto si avvicina la lituana Antonietta Raffel, dall'avvio a una pittura visionaria e onirica, animata da colori accesi e drammatiche lumeggiature. Il sodalizio nato nel 1924, noto come Scuola di Via Cavour, dà vita a un forte legame di intenti culturali, che diventa un vivo contesto in cui gli artisti riuscivano a tradurre le tensioni di un periodo storico instabile in modo intimo e personale. Domina la sala il solenne Cardinal Decano di Scipione, a confronto con un disegno inchiostro acquerellato che l'artista realizza nel luglio 1930 presso la camera mortuaria del Vanutelli in via della Dataria. L'autorevolezza del cardinale è circondata dai simboli del potere ecclesiastico, mentre sullo sfondo si apre una visione di Piazza San Pietro perturbata e apocalittica. La città di Roma risuona in molte di queste opere, luccicante e misteriosa, scrigno di storie e di memorie. Una città cupa, ma connotata dalle sue ville, dal Lungotevere e dalle tumultuose trasformazioni urbanistiche che suggestionano la visione di Maffai nella serie Le Demolizioni. L'artista romano attinge gli oggetti dalla realtà che emergono negli angoli della città, da cui nascono i dipinti su Roma, come le case del Foro Traiano del 1933. Negli anni 30 si uniscono a questa nuova convergenza di intenti altri artisti, tra cui Mazzacurati, Pirandello, De Pisis, Melli, Afro, Mirko Basaldella e Alberto Ziveri. Si diffonde una pittura materica, passionale, accesa di luci, in cui bagnanti e prostitute declinano in modo vario il tema del corpo e della carnalità. Il ritratto e la natura morta sono occasioni per esplorare gli affetti familiari e il fascino misterioso degli oggetti. Anche la scultura, quando non è vincolata agli obblighi celebrativi del regime, riflette la crisi di una rappresentazione narrativa ed oggettiva in favore di una forma disgregata, come dimostra l'opera Furore di Mirko, che, con l'eccezionale utilizzo del mosaico, apre un nuovo filone di ricerca su tecniche e materiali alternativi, abbinando alla deformazione espressionista l'uso eccentrico del colore. La scuola torinese è protagonista della seconda delle tre sezioni della mostra, come ci racconta Daniela Vasta. La sezione dedicata ai sei pittori di Torino si concentra appunto su questo sodalizio che ha una vita breve. Cronologicamente parlando dal 1929 al 1931, ma è un triennio intenso in cui i sei pittori si presentano al pubblico in ben 13 mostre fra Torino, Genova, Milano
e Parigi. Il gruppo dei sei è formato dalla pittrice Jessie Boswell e poi da Gigi Chessa, Nicola Galante, Carlo Levi, Francesco Menzio ed Enrico Paolucci. Ma è anche vero che attorno a loro ci sono anche altre figure, tant'è che appunto in mostra il visitatore troverà anche un'opera di Luigi Spazzapan e alcuni paesaggi di Emilio Sobrero, torinese ma poi vicino alla cultura artistica romana. È bella la definizione che dà di questo gruppo Pier Maria Bardi quando li presenta a Milano, nella galleria da lui diretta nel 1929. Dice di loro che sono una pattuglia giovane di anni e giovane di spirito, agile e libera da ogni legame scolastico e comunque da preconcetti, unita e animata da una esemplare intelligenza comprensiva del momento. Ecco, in questa definizione ci sono due elementi interessanti. Da un lato il tema generazionale, il fatto che sono giovani artisti che cercano in qualche modo con la loro pittura di contestare la generazione precedente. Questo è un po' un tratto che noi troviamo in tutti i gruppi che intessono il percorso di questa mostra. E poi c'è appunto l'intelligenza del momento storico, in cui è chiaro che prevale una cultura di stampo neoclassicista, quella del Novecento sarfattiano, ma appunto i giovani cercano di intraprendere nuove vie. E queste nuove vie sono dettate a Torino, città fortemente, storicamente influenzata dalla cultura francese, dalla influenza appunto della pittura francese moderna, dagli impressionisti ai Fauve. Perché è facile la ricezione di questa cultura, appunto non solo in virtù degli storici rapporti della città sabauda con la Francia, ma anche perché c'è un contesto culturale propizio a questo. La Torino in cui c'è il maestro Felice Casorati, che ha fondato nel 1925 la società Antonio Fontanesi, che è una società all'interno della quale si recupera la cultura dell'Ottocento pittorico italiano. Parlo di Fattori, Previati, Segantini, Pellizza da Volpedo, tutta una linea pittorica incentrata sull'uso del colore. E poi ci sono due straordinari protagonisti della cultura del tempo, Edoardo Persico e Lionello Venturi. Lionello Venturi insegna all'Università di Torino dal 1915 e i suoi corsi universitari, nonché le sue pubblicazioni, esplorano quella che lui definisce la civiltà pittorica del tono, tutta una cultura pittorica italiana che va da Giorgione agli impressionisti, incentrata sull'uso del colore. Poi c'è anche il mecenate Riccardo Gualino, la cui straordinaria collezione privata proprio Lionello Venturi guida nella appunto costituzione, nella sua formazione. Quindi ecco, c'è un contesto culturale molto aperto che è propizio per la pittura eccentrica, la pittura incentrata sul colore di questi artisti del cosiddetto gruppo dei sei. Ed è una pittura straordinariamente incentrata sull'elemento cromatico. Il visitatore in mostra troverà appunto intensi ritratti, nudi, paesaggi, soprattutto quelli di Sobrero e di Galante, di forte impronta cézanniana. Ci sono delle opere che davvero rivelano il profondo legame di questi artisti con la cultura d'Oltralpe. Se guardiamo Ritratto di donna di Carlo Levi, addirittura potrebbe venirci in mente La pennellata saettante di Oscar Kokoschka. Quindi dei riferimenti chiaramente oltre le Alpi. Tra l'altro appunto sono per la prima volta esposti in mostra le due più recenti acquisizioni della collezione Iannaccone, Figura in blu di Francesco Menzio e Nudo sdraiato di Gigi Chessa. L'ambiente artistico torinese appunto vede contrapporsi le fazioni classiciste e i giovani guidati da Lionello Venturi, grande critico d'arte. Proprio nell'ottobre del 1931 si rifiuterà di prestare giuramento al regime fascista e questo gli costerà la cattedra universitaria.
intraprenderà appunto l'esilio in Francia e poi negli Stati Uniti. La terza sezione della mostra è dedicata all'ala milanese del movimento, che ruota intorno alla rivista Corrente. Ce la racconta Daniele Fenaroli. Parlare di movimento artistico Corrente significa certamente parlare di una delle voci più significative e resilienti nella storia dell'arte italiana della prima metà del XX secolo. Fu un movimento che prese vita inizialmente tra il 1934 e il 1937 attraverso un circolo culturale e poi evolse in una rivista detta Vita Giovanile, pubblicata per la prima volta a cadenza mensile. Ben presto questa rivista evolse in Corrente di Vita Giovanile, divenendo un quindicinale e infine cambiò il suo nome per come lo ricordiamo oggi, ovvero Corrente, proprio nell'ottobre del 1938. Nel medesimo anno il gruppo di artisti che popolava la rivista aprì la Bottega di Corrente al numero 9 di Via della Spiga a Milano. Fu uno spazio che, oltre a fungere da vera e propria galleria d'arte, divenne presso un luogo di incontro e di dibattito in cui si potevano incontrare artisti quali Renato Birolli, Bruno Cassinari, Aligi Sassu, Renato Guttuso, Giuseppe Migneco, Arnaldo Badodi o Italo Valenti. La bottega diviene proprio un nucleo creativo, dove ci si confrontava tra idee e si formavano le basi di un'arte impegnata moralmente e civilmente, che si opponeva attivamente al regime fascista e a tutto ciò che il regime comportava. Questi artisti, sensibili alla crescente oppressione culturale e politica, reagirono sia al retorico conformismo del movimento Novecento e ai dettami di Margherita Sarfatti, sia all'astrazione formale, puntando verso un'arte ricca di contenuti umani e seriamente impegnata a narrare una realtà storica che molti artisti ignoravano, privilegiando un racconto costruito di classicità e arte italica. La visione artistica di Corrente invece si orientava verso temi espressionisti e trovava la sua ispirazione in maestri europei come Van Gogh, i Fauve, i Nabi, la Diebruck e Picasso. Le esposizioni del marzo e del dicembre del 39 alla Permanente di Milano furono certamente dei momenti chiave per il gruppo, perché non solo consolidarono Corrente come movimento di spicco, ma anche come un gruppo compatto di artisti, ognuno con il suo carattere più o meno acceso, che avrebbe poi influenzato profondamente il panorama artistico del dopoguerra. Caratteri più o meno accesi che emergono fortemente nelle opere, passando dalla narrazione poetica e viscerale di Renato Birolli, che vede una Milano sognante, fino ad arrivare all'indomabile Aligi Sassu, infervorato e carismatico, le cui opere pulsano di un intenso colore rosso, simbolo della sua passione rivoluzionaria. Il 10 giugno del 1940 la rivista fu brutalmente soppressa dalla polizia, ma questo atto di sopruso non intimidì i membri del movimento, anzi, rafforzò la loro determinazione. Nonostante l'entrata dell'Italia in guerra sotto Mussolini, i giovani artisti non si dispersero e trovarono nuovi canali per esprimersi, come le edizioni di Corrente, che pubblicarono opere di rilevanti poeti e scrittori, tra cui Salvatore Quasimodo. Dopo il 1945 il movimento fu tra i promotori del Fronte Nuovo delle Arti e molti dei suoi membri contribuirono alla rivista Realismo, simbolo del rinnovato clima culturale del dopoguerra. Corrente quindi non rappresentò solo un gruppo di artisti contro i dettami del regime dell'arte ufficiale, ma divenne un simbolo di resistenza culturale che ha influenzato e ispirato profondamente l'arte della seconda metà del Novecento. Le loro opere, di cui i maggiori capolavori sono ora esposti alla GAM di Roma, testimoniano un'eredità di coraggio, integrità e impatto duraturo sulla cultura e sull'arte. La mostra L'estetica della deformazione, protagonisti dell'espressionismo italiano alla Galleria d'Arte Moderna, come molte altre esposizioni temporanee o permanenti ospitate negli spazi del Sistema Museale di Roma Capitale, ha un occhio di riguardo nei confronti del tema dell'accessibilità. Ancora Daniela Vasta ci illustra come è stata resa completamente accessibile la fruizione di questa mostra. Ecco, anche la mostra L'estetica della deformazione ha un percorso dedicato ai visitatori non vedenti e ipovedenti, a conferma di un'attenzione che la sovrintendenza capitolina continua a dedicare a questo pubblico e all'accessibilità anche in occasione delle mostre temporanee. In particolare, il visitatore troverà, a parte 9 audiotracce che rendono fruibili tramite un QR code
le spiegazioni inserite nei pannelli introduttivi e nei pannelli di sala, troverà tre tavole tattili con didascalia in braille e descrizione attivabile attraverso una audio pen. Le tavole tattili in particolare sono dedicate a tre opere molto significative del percorso espositivo: il Cardinal Decano di Scipione all'interno della sezione dedicata a Roma, scuola di via Cavour e scuola romana, poi l'autoritratto di Renato Guttuso all'interno della sezione dedicata al gruppo Corrente e sempre all'interno di questa sezione di mostra la natura morta di Aldo Salvadori. L'estetica della deformazione, protagonisti dell'espressionismo italiano, è alla Galleria d'Arte Moderna, in via Francesco Crispi 24, fino al 2 febbraio 2025, dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 19, con ultimo ingresso un'ora prima della chiusura. Per informazioni 060608 oppure galleriaartemodernaroma.it o museincomuneroma.it. In Mostra è un podcast realizzato dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, prodotto da Zetema Progetto Cultura con la collaborazione tecnica e artistica di Technotown, hub della scienza creativa.